La Juventus è campione d'Italia. Chissà quante volte avete sentito questa frase, e insomma non ci si fa mai l'abitudine. È sempre bello sentire questo, come posso dire, questa frase, è sempre bello sentirla, crea sempre una certa emozione. Ma questa volta è diverso, questa volta l'emozione vale doppio, perché la Juventus vince un campionato, la Juventus Sport Special diventa campione d'Italia per il campionato quarta categoria, campionato organizzato dalla CSI, dalla AIAH, Lega Calcio Serie A, Lega Calcio Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, FIGC, oltre appunto, come detto, il CSI che ha iniziato ha dato l'idea. Che cos'è questo campionato? La quarta categoria è il torneo di calcio a 7 nazionale per i ragazzi con difficoltà cognitive e relazionali. Per questo dico che alla fine questo è il campionato splendido, splendido. Intanto bisogna dire che questo, a chiunque partecipa a questo campionato, va fatto i complimenti, anche alle squadre che non si sono qualificate alla fase finale. È comunque un campionato veramente eccezionale per l'intenzione che dà, dove sicuramente il risultato sul campo viene in secondo piano, però c'è anche il risultato sul campo, e quindi io questo vado a raccontarlo. Si è giocato oggi la finale a Pontelambro, in provincia di Como, e i bianconeri hanno battuto il Milan For Special per 5-0, una finale senza storia. Anche se ognuno di ragazzi ha una storia da raccontare. Insomma, 14 giocatori in campo, ma veramente 14 campioni che hanno partecipato a questa finale. Faccio i complimenti ancora una volta a tutte le squadre che hanno partecipato a questa iniziativa, a questo torneo meraviglioso, che mi auguro che sia come posso dire, d'apertura verso anche altri sport, perché ce n'è assolutamente bisogno. Complimenti a tutta la quarta categoria, complimenti all'organizzatore, complimenti a tutte le squadre e complimenti alla Juventus For Special, nuova campionessa d'Italia. Ciao!